Ciao ragazzi, bentornati su Mario più Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso episodio abbiamo fatto il capitolo 4 e oggi faremo il capitolo 5. Let's go! Fratello, dove sei? Ok, iniziamo subito. Questa volta ci troviamo più in alto rispetto ai nemici. Sapevate che potete ottenere un bonus danno nel caso riusciate ad attaccare dall'alto? Colpite i nemici da questa posizione privilegiata e lo scoprirete da soli. Allora, quanti sono? Sono 1, 2, 3 zighi, si vedono dai punti vita e anche dal simbolo. E allora, 3 zighi e 2 balzellosi. Perfetto. Allora, combattiamo. Direi subito, intanto spero di eliminare te. Yes! Comunque non sapevamo che c'era un bonus. Assolutamente no. Allora, tu spara. Perfetto, è il primo eliminato. Via! Ok, Ambarbacci Cicocò, tu vai qua. No, non te ma te, ecco. Tu vai qua. Avrei dovuto forse mandare Rabbit Peach? Forse. Perché la resistenza in più delle... No, 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 va bene così. Allora, te spari a lui. Non l'ha colpito, esatto. Ma la moneta la voglio, grazie. Poi tu fai un salto e vai qua. Ah, davvero, rigiocare a questo gioco mi sta davvero piacendo. Ma davvero piacendo. Allora, tu invece te ne vai qua. E adesso, cosa bellissima. Se siete in alto, è molto più facile usare la vista dell'eroe. Perché... la vista dell'eroe è questa linea verde. Guardate quanta area prende. È un cecchino, Mario. Yes! Che in realtà è anche sbagliato il termine cecchino. Però vedremo. Allora. Ah, è bellissimo. Allora, no, fermo. Adesso Mario. Perfetto, 21 di danno. Se si fosse mosso quello in basso avrebbe fatto ancora più danni. Perché ovviamente... aio! Dicevo, perché ovviamente il danno era maggiore. Allora, te lo elimini. Vai di qua. E vai qua. Perfetto. 20. Vai dall'altro lato. Se riesco a eliminarlo con Rabbit Peach è una grande cosa. Allora, tu vai qui. Mi posiziono qua. Bene così. Super barriera per ovvie ragioni. E se attacco lui faccio più danno. No, su di lui che ce l'ho davanti. Perfetto, 26, grandi così. Adesso con te vado qua. Elimino te. Perfetto. E così facendo il boost dell'attacco lo lascio su Mario, spedito a quell'altro. Quindi, vai. Avrei forse dovuto stare qua con Mario. Scusate. Con Mario forse avrei dovuto stare in questo punto, ma... vabbè. Chi non rischia non ottiene nulla. Allora. Aglio. Perfetto. E comunque sì, una cosa, ho controllato e sì, c'è stata la censura del... dov'è? Di questo, dei suoi gusci rossi. Che poi davvero non ha senso, perché, perché sostituirli con dei cosi? Però vabbè, non importa. Allora, Ambarbacci Cicocò, allora... tu vai qua... ti posizioni
qua. Perfetto. E dovrei colpirlo al 100%, perfetto. Vai. Ora, spero di non essere in eccesso di turni, perché davvero no, non voglio essere in eccesso di turni. Allora, tu... No, 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 facciamo un cambio, facciamo un cambio. Te attacchi lui. Ti posizioni qua. Facciamolo facile facile. Davvero facile facile. Perfetto. Poi avrei forse dovuto con Mario eliminarlo e poi tornare qua. Tanto lo colpivo lo stesso. Vabbè, non importa. Allora, tu vai qui. Perfetto. E ora 46, ti prego. No, Mario subirà tanti danni. 35. Ok, passiamo il turno. 35, aglio. Vabbè. No, meglio, meglio, meglio. Ciao, ciao. Adoro Rabbit Luigi quando dà così debolezza. Cioè, lui fa 20-30 di danno massimo. E arriva e fa un danno del genere. Davvero è geniale. Adesso monete. Queste prendetele, vi serviranno. E... che strano. Perché c'è un fungo che fa recuperare 70 di vita. Adesso nuova battaglia. Scusate. Nuova battaglia. Wow. Ed ecco a voi il mid boss, visuale tattica. Allora, mid boss, pianta Pirabid, 300 punti vita, 10 caselle di movimento, razzo, ustione 50 danni e 2 caselle di uscita dai tubi. Guardate la raggiorazione. Ah no, ho sbagliato. La raggiorazione. Questo coso può colpire dall'altra parte, davvero, può colpire dall'altra parte... Dello stadio? Della mappa. Se lui è qua, può colpirvi fin qui. È una cosa oscena questo coso. Comunque, prossimi nemici c'è intanto il mid boss, che è da sconfiggere in maniera precisa. Uno, due Ziggy e il mid boss. Poi il blocco riparo ustione, che state attenti, non mettetevi assolutamente accanto a questo. E adesso sistemiamoci un po'. Vediamo un attimo, quanto vorrei questo. No, 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 voglio fare questa cosa senza armi, senza armi. Voglio farla senza armi. Ok, andiamo. E adesso cambio di musica. Questa va bene. Allora, state molto attenti. Questo affare è fortissimo, ve l'ho detto. Ora, andiamo qua sopra. Qua. No, un attimo. Ah, è fortissimo. Ho già paura. Allora, tu... sì, vai qua sopra. Perfetto. E adesso, Rabbit Luigi, fai un giro di qua. Cavolo. Qua mi becca, fermi.
Questa è una boss fight un po' difficile se non avete armi nuove. No, non mi colpisce, perfetto. Allora direi mi metto qua. Sì, mi metto qua. Se non mi tocca mi metto qua. Mario utilizza la vista dell'eroe. Scusate, abbasso le cuffie. Ecco, molto meglio. Molto molto meglio. Ora, il problema principale è Rabbit Peach. Se vado qua è un grande problema, perché quell'affare non lo colpirò mai nella vita. Quindi devo mettermi qui e incassare dei colpi. Però Rabbit Peach ha vita piena, quindi va benissimo. Ok, non uso lo scudo, vai. Perfetto, 35 di danno, grande così. Ed eccolo. Ah, fa tanto male quel coso. Ok. Di danno, aia, Mario sta morendo. Allora, tu vai qui e non fai nulla. Allora, Mario scappa, ora. Di qua posso andare? Sì. Direi, no. Super barriera, prima di tutto. Perfetto, poi, qua. Qua. Danno a lui o a lui? Danno a lui. Sì, danno a lui. Mi metto qui. Sperando che l'attenzione del boss, del mid boss, scusate, vada su Rabbit Luigi. Se va su Rabbit Luigi l'attenzione del mid boss, ce la possiamo fare. Allora, il problema ora è quello. Non riuscirò mai a colpirlo. Rabbit Peach è messa male. Allora, vai qua. Allora, sparo. Poi, prossimo turno, riesco a eliminarglielo. Ora, ora. Vai. Mi metto qua. Mi metto dall'altro lato. Se mi metto qua mi colpisce. Se mi metto qua mi colpisce. Mi metto qua. Ma tanto lui mi colpirà. Cioè ha una mira suprema. Colpisce da tutte le parti questo coso. Mi metto qua. Tanto. Passo il turno. Ok, è stupido, ecco, immune. Si è attivato immune, cosa vuol dire? Che non è possibile colpirlo tramite i cosi, come si chiamano? Non è possibile colpirlo, il Rabbit Luigi, tramite gli attacchi, i super effetti. È immune per quello. È una cosa davvero bella, l'immune. Ora, tu Rabbit Peach, avvicinati piano piano. E ora devo colpirlo. Il problema è che devo avvicinarmi. Allora, se mi metto qua mi fa esplodere il coso qua. Quindi torno su. Torno qua. Mario, fammi fare un salto qui. Sì. Rischierò un po'. Ma dai, è il primo boss. Primo mid boss. Quindi sì, dai. Allora, 26, 39, 29. No, quant'è 26, 39? Vabbè, te non puoi fare nulla. E Mario deve stare a distanza. Quindi passiamo. Ora, purtroppo lui potrà salire. Ok, ok, è nella zona perfetta. Allora, intanto grazie delle monete. Allora, Mario, te vai qua. Lo colpisci? Cavolo, per poco! No. Allora, tu vai qua. Se riuscissi a colpirlo. Perché questo coso fa un danno ad area. Fa danno a lui. Se riesco a colpirlo, il blocco. Allora, intanto te vieni qui. Lo colpisco? No. Da qui? Sì, perfetto. Grande così, grande così. Vai.
30 danni, grande così, perfetto. Ora, il problema è colpirlo. Se mi metto qua, colpisco quello lì. Se vado di qua, invece, colpisco sempre quello lì. Mettiamoci qua. Allora, se vado qua lo colpisco. Però se mi fa il critico è un problema. Mettiamoci qua. Vai. Niente davvero. Ah, cavolo. Purtroppo Mario ha perso troppa vita. E da qui va, ecco da Rabbit Peach. Cavolo, quanti danni. Vabbè, 50 di danno fisso, quindi vabbè. Allora, tutto. E ora, scivolata, 20 di danno. Poi ti pianti. Ah, ti pianti. Ti posizioni. No, qua mi fa questione. Purtroppo devo rischiare. Mi metto qua, così non mi può fare l'ustione. Perché l'ustione fa danno aggiunto. Se c'è il suo critico, il critico suo, che fa danno ustione, più l'ustione di questo, è un gran problema. Perché fa 30 danni in più. Allora, scudo. Ho fatto bene a tenermelo. Spariamo Rapsodia in Fucsia, vai. Grande così, 30 danni. Ora, super barriera. Poi, se mi metto qua, no, non lo beccherò mai, quindi devo scendere. Se mi metto qua, non lo beccherò mai. Ah, purtroppo devo scendere. Mettiamoci qua. E ricordo, lui può andare dove vuole, a 10 caselle di movimento. Vai, perfetto, questa va bene. Perfetto. Ora, tu scendi. Ti posizioni qua. Lo posso attaccare? No, passiamo il turno. A che turno siamo? Ho perso il conto. La miseria, 44. Avete visto quanto raggio ha fatto? Tantissimo. Ok, 22, davvero poco. Ha 100 di vita. 100 di vita. 33. Ok, allora, tu vai qui. Ho un piano. Ora, tu vai qua. Adesso vai. 30 di ustione, perfetto. Grande così. Vai. 28. E ora, se da qua sopra lo becco. No, non lo becco. Cavolo, 35, dai, gli manca poco. Gli manca un niente. Casomai potevo fargli più danno andando così. E lo mandavo a zero, avevo vinto se facevo la scivolata. Cavolo, vabbè, non importa. Ok, abbiamo vinto. Mamma mia, che danno. Allora, dicevo, abbiamo vinto. Allora, 1, 2. Ciao, ciao. Ah, e così saresti tu l'altra metà del dinamico duo. Mario e Luis. Luca. Lamberto. Vabbè, comunque sia,
Ben trovato! E abbiamo finito il primo mid boss. Abbiamo ottenuto 500 monete, grande così, e 10 qualcosa. Luigi entra in squadra. 10 decimi. Colpisce fino a 3 nemici alla dalla distanza. Artista del movimento. Potenzia la modalità dell'intera squadra. Scopre nuove armi e abilità al centro battaglie. Centro battaglie, rabbolatorio aggiornato, elenco abilità aggiornato, migliora i tuoi eroi, 6 nuove armi disponibili, ottieni nuove e potentissime armi per i tuoi eroi. Vuoi saperne di più? Vai subito al centro battaglie. Ami Colosseo, rabbolatorio sbloccato, ecco la modalità co-op. Affronta battaglie, questo è il multiplayer insomma, per 2 giocatori. Nuova sfida co-op. Perfetto, la potenza del megabug. E questo, RES, Amiibo, rabbolatorio sbloccato. Ottieni fino a 8 armi speciali. Usa un Amiibo compatibile per sbloccare delle armi speciali per Mario e i suoi amici. Io non ho neanche un Amiibo, quindi se... E abbiamo fatto! Primo mid boss sconfitto. Perché sì, si chiama mid boss e non boss o mini boss. Ah, siamo neanche a 22 minuti, grande. Allora, prendiamo tutto, perfetto. E adesso, bene. Comunque, per chi, ripeto, non ha aggiornato il gioco, non è così la presentazione di Luigi. Allora, vediamolo. Seleziona team ed ecco Luigi. Ovviamente Mario sarà per sempre il leader, quindi non potete sostituirlo. Ci sarà Peach, Rabbit Peach. Comunque non vi ho letto nel primo episodio, mi sembra. Sì, nel primo episodio. Non vi ho letto, era nel secondo. Nel secondo mi sembra. Non vi ho letto le descrizioni, ora ho un po' di tempo, ve lo leggo. Se si parla di capacità curative, in pochi tengono testa a questa vera prima donna. Tutta votata alla difesa. Esatto, Rabbit Peach è un mostro della difesa. Sul campo di battaglia riesce a tenere un occhio su nemici e un occhio su Mario. Rabbit Luigi è un mago della difesa ed è capace di sfruttare le imprevedibili forze elementali per dare vita a strategie di comprovata efficacia. Davvero, se volete amare i super effetti, Rabbit Luigi a go go. Luigi invece, data la sua familiarità con le armi non convenzionali, Luigi si è specializzato negli attacchi a distanza. Grazie alla sua mobilità è anche un luminare delle ritirate strategiche. È buono, ha 6 caselle di movimento. Salto team 6 caselle, vabbè, 20 di danno, arma primaria, capiremo poi perché, precisione e sguardo d'aquila. Lo sguardo d'aquila è la visione dell'eroe. Allora, nuove armi. Piranatrice, 30-40, 52 di critico e 30% di possibilità di fare crit. Lo stantuffatore. 30, 40, 52 di critico e 30% di fare critico. Quel 5 in più vuol dire che ha 5 più di forza delle armi normali. O meglio, della nostra arma. Solo queste due per Mario. Per Per Rabbit Peach non c'è niente. Per Rabbit Luigi invece c'è Fagiolata. Sì. Non vi leggo la descrizione. Comunque, 5 di danno. Davvero, è buonissimo Rabbid Luigi. Questa soprattutto, botta glicemica. La adoro, davvero è bellissima. Allora, Luigi invece, 15 caselle. È una cosa oscena.
Davvero, è buonissimo Luigi. Basso danno da riparo. Comunque, inchiostro, questa cosa è buona. Inchiostro fa sì che chiunque venga colpito non potrà sfruttare azioni che richiedono un'arma, incluse le reazioni. Vuol dire che impedisco un turno di attacco ai nemici. È una cosa davvero buona. E 30% di possibilità di farlo. Questo rimbalzo, vabbè, si è già visto. E le abilità. Ora possiamo fare diverse cose. Salto e schianto, ovviamente 10 punti per attivare. E noi ne abbiamo 10 per ogni singolo personaggio. Allora, io andrò spedito. Comunque, sulle cose. Sentinella insegue costantemente il suo obiettivo. Esplode quando si avvicina. Può essere distrutta. Vai. Sentinella sbloccata. Nella versione non aggiornata c'era un piccolo balletto che faceva il personaggio. E sinceramente era molto carino. Allora, scivolata vampiresca, razzo e indebolitrice. Mi sono dimenticato di far vedere questi. Doppio salto, ed è per questo che Luigi è un cecchino nato. Luigi è davvero un cecchino. Pie lesto, questo lo vedremo più avanti. Bonus zone dall'alto. Al posto di fare il 130 di danno in più, cioè, al posto di fare un danno del 130%, farete un danno del 135%. È buonissimo. E colpo aureo lo vedremo più avanti. Allora, scivolata vampiresca. Questa cosa è buona. 20 cose per attivarlo. Il razzo è un'arma secondaria alla fine. Queste sono armi secondarie. E la tecnica, io direi di fare questo. Indebolitrice, indebolisce le armi degli avversari vicino a Rabbid Luigi. È buona. Se non erro fa quanto? 20% di danno in meno. È tanta roba. Questa è per potenziarlo, questa è per potenziare le difese, i turni per recuperare la barriera, i turni per recuperare indebolitrice. Ora, ovviamente con X si azzera tutto e si possono riavere i punti indietro. È una cosa davvero utile. Invece, Rabbid Peach o Yoi, io ho un problema. Allora, scivolata stilosa. Due scivolate può fare con questo. La sentinella o la cosa migliore, la cura. Aspettate e prendete la cura, vi consiglio. Mario invece può avere o il salto schianto, o se no, la mischia. Io direi il salto schianto. Un salto diretto sulla testa di un nemico. Dopo un salto team, Mario atterra vicino su una atterra quindi su una casella vicina al nemico. Perfetto, abbiamo sistemato anche le abilità. Ora direi di andare un po' avanti, visto che abbiamo un altro po' di tempo, poco poco proprio. E giriamo un po'. Allora, ok, abbiamo un bel po' da girare. Comunque, nuova arma, perfetto. Questi cosi blu sono sempre delle nuove armi. Via! Perfetto, allora, prendiamo questo. Ho già capito. Di qua. Vai. E ora... 1, 2, 3, 4. Perfetto. E adesso? Nuova arma. Per Luigi. Spunzona. Qualche spunzo forse la prenderà un po' male. Spunzo, se non erro, è un personaggio di Mario? Non mi ricordo tanto bene i personaggi di Mario, sinceramente. Allora, proseguiamo. Allora, lì c'è qualcosa che non possiamo fare. Lì c'è un anello, quindi un'altra arma da prendere. Devo attivare una cosa rossa, ovvero lì. Allora, no. Qua c'è per andare al prossimo capitolo che non faremo adesso. C'era un qualcosa di verde? Mi sembra di sì. Ah, sì, era qua. Perfetto. Allora, blu. Bene. E di qua c'era una cosa blu, esatto, quello giallo. Attiviamo quello giallo. Ok. E quello giallo attiva quello laggiù, bene.
questo è tutto sul cervello alla fine, cosa che io ho un po' di difficoltà. Allora, bene. Allora, abbiamo attivato quello rosso, quindi vuol dire, esatto, che abbiamo sbloccato l'anello. Allora, dove sono i cosi? Allora, uno è qua, lì, non c'è nulla, bene. Scusate se giro sempre la visuale, ma a me serve. Quello non lo voglio fare perché perdo tempo. Qua non c'è nulla. Ovviamente se sentite un TikTok, vuol dire che sta per scadere il tempo. Tipo tra poco. Dai. Eccolo. 6. No! 7, 8. Ok, ho capito dove sono. Il problema è la velocità. Allora, riproviamo. Oh, mamma mia, stiamo iniziando ad andare su con i minuti. Dai. Ce la posso fare. Intanto prendiamo questo. Perché alla fine perdete tempo a tornare indietro là, che non c'è nulla qua. Allora, prendiamo questo. Se non avessi tempo a cercare, se non avessi perso tempo a cercare indietro, ce l'avrei fatta di sicuro. Allora, 6. Bene. 7. 8. E lì c'è qualcosa. Baston Bowser. Pensate, potrete malmenare Bowser Jr. con le sue stesse zampe. Riuscite a immaginare nulla di più divertente? Ah, sarebbe davvero figo. Comunque, allora, direi che abbiamo finito. Questo lo vedremo molto più in là, tipo molto più in là. Però nel prossimo episodio andremo nel capitolo 6. Alla prossima. Ciao.